Buongiorno e bentrovati gentili telespettatori di Teleprima ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo con le prossime riaperture dal 26 di aprile. Torna la zona gialla dopo un mese di assenza e circa la metà delle regioni italiane ha i dati proprio specifici della zona gialla. Dal prossimo dunque lunedì in zona gialla si potrà ripartire con i ristoranti all'aperto che riaprono a pranzo e a cena, ma anche spostamento tra regioni gialle al pari degli sport di contatto come il calcetto e il basket all'aperto. Meno variazioni invece per quanto riguarda la zona rossa, attualmente solo la Puglia sembra che possa uscire dalla fascia di restrizioni maggiori, più complicato invece per Sardegna e Val d'Aosta. Le regioni che hanno al momento l'RT sotto 1 sono Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, le province autonome di Trento e Bolzano, Umbria e Veneto. E dunque tutte queste regioni hanno una buona possibilità di passare in fascia gialla, tranne il Molise che è ancora in dubbio. L'elemento però che accomuna e preoccupa un po' tutti questi territori è l'occupazione delle terapie intensive che in molte regioni supera la soglia del 30% e potrebbe dunque compromettere il passaggio in zona gialla. Per la Campania invece è possibile un'altra settimana in zona arancione al pari della Calabria e della Sicilia. Secondo quanto si legge in una nota dell'EMA al termine della revisione del vaccino Johnson & Johnson, la valutazione che è alla base del vaccino lo prevede come un utilizzo sicuro. Dunque le raccomandazioni dell'EMA sono la base su cui i singoli stati membri dell'Unione Europea potranno poi progettare la campagna vaccinale. Si è riunita nella giornata di ieri anche la commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco per procedere alla valutazione del vaccino di Johnson & Johnson e sono stati ritenuti possibili dei legami causa-effetto tra il vaccino ed eventi molto rari di trombosi che si sono verificati negli Stati Uniti d'America. Il vaccino infatti era stato sospeso dalla stessa azienda dopo questa segnalazione di cause di eventi trombotici. Per quanto riguarda l'America, era stata sospesa la somministrazione in Europa, ma si potrà procedere con una raccomandazione legata agli over 60. Il nuovo bollettino Covid registra 12.074 nuovi contagi a fronte di 294.045 tamponi processati. Deceduti sono 390 in 24 ore, ma il tasso di incidenza supera il 4% e si attesta al 4,1. Al momento sono 3.151 i pazienti ricoverati in terapia intensiva su tutto il territorio nazionale, con un calo di 93 unità nelle ultime 24 ore, mentre invece sono 23.255 le persone ricoverate nei reparti ordinari, con un calo di 487 posti letto occupati rispetto alla giornata di lunedì. In Campania invece sono 1.750 i nuovi positivi, di cui 550 persone sintomatiche. I tamponi sono stati 15.885, di cui 8.856 test antigenici, 52 le vittime, con 32 nelle ultime 48 ore e 20 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. 2.112 invece i guariti. Risale leggermente l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, ne sono occupati 153 a fronte di una disponibilità di 656, mentre sono 3.160 i posti letto di degenza ordinaria, ne sono occupati 1.524. È iniziata oggi la consegna alle regioni di oltre 1,5 milioni di dosi del vaccino Pfizer, arrivato nei vari aeroporti italiani, tra cui Ancona, Bergamo, Orio al Serio, Brescia, Montichiari, Bologna, Malpensa, Napoli, Pisa, Venezia e Roma Ciampino. Lo ha reso noto il commissariato all'emergenza Covid. Le dosi poi saranno consegnate alle strutture designate dalle regioni per la successiva distribuzione ai centri di somministrazione vaccinale. Verranno distribuite anche le 184.000 dosi del vaccino
di Johnson & Johnson che erano immagazzinate presso l'hub di pratica di mare. L'indicazione che è stata prevista dal commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, sentito il ministro della Salute Speranza, a seguito della comunicazione dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, è di dare il via libera all'utilizzo del siero di Janssen con riferimento, come si diceva, agli over 60. Il Premier Mario Draghi è intervenuto in un videomessaggio al Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma, partecipando anche con la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ai lavori del webinar di ascolto con i rappresentanti della società civile per elaborare la dichiarazione di Roma. Il Premier ha detto: "Questo webinar è nato per confrontarci con le vostre idee, anche a partire dal contributo vostro. Puntiamo a gettare le basi per la dichiarazione di Roma che chiuderà i lavori di questo summit." Il Premier ha detto: "La dichiarazione conterrà tutta una serie di principi per rafforzare i sistemi sanitari, migliorare le capacità di risposta ed avere strumenti validi per le prossime emergenze sanitarie. L'attuale pandemia," ha concluso Mario Draghi, "ci impone di essere meglio preparati per il futuro e il nostro lavoro deve iniziare ora, perché non sappiamo per quanto tempo durerà questa pandemia e quando ci colpirà la prossima." Situazione delicata: Napoli è intervenuta su richiesta della Procura di Napoli, la polizia locale, per verificare se ci sono stati tentativi dei furbetti del vaccino, cioè persone che per farsi vaccinare contro il Covid si sarebbero registrate in maniera errata sulla piattaforma regionale come caregiver senza averne i requisiti oppure come soggetti fragili, pur non rientrando tra coloro che sono affetti da patologie che fanno nascere in maniera automatica la precedenza per la somministrazione del siero. Le posizioni al vaglio degli agenti sarebbero circa un centinaio, nomi che sono stati tra l'altro già raccolti, ed è stata avviata un'indagine interna anche dal direttore dell'ASL Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva. Al momento non si registrano però persone indagate, neppure varie ipotesi di reato. Quella al momento più plausibile è quella di falso. Non si può escludere comunque che il vaccino sia anche stato somministrato a causa di errori formali. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio di Terra di Lavoro con i dati diramati dall'ASL locale. Nel report di martedì 20 marzo sono 175 i nuovi positivi al tampone, cui si aggiungono 9 vittime e 246 guariti. I test processati sono stati 2.088 per un tasso di incidenza dell'8,38%, nel saldo complessivo discesa importante di 80 contagiati su tutto il territorio. Caserta resta in cima per numero di casi attivi con 537 attuali positivi, c'è poi Marcianise con 474 e Maddaloni con 372. Restiamo nel casertano, situazione delicata a Cesa con l'aumento dei contagi che ha spinto il sindaco locale Enzo Guida a firmare un nuovo provvedimento insistente sul territorio. Andiamone a leggere alcune misure. È stata prevista la chiusura dalle 14 del sabato alle 5 del lunedì dei bar, chiusi i circoli sociali e le sedi di associazioni per evitare possibili assembramenti. È stato chiuso il parco giochi Padre Lepre, salve le deroghe con riferimento alle persone diversamente abili. È stata chiusa la piazzetta interna al luogo denominato ex Palestra del Fanciullo, chiusa la biblioteca comunale, la sede della consulta comunale di anziani e pensionati, nonché dei diversamente abili e della Casa delle Associazioni, fatta eccezione per lo svolgimento del progetto di solidarietà della Casa di Dobby. E oltre al divieto assoluto di stazionamento e assembramento in piazze, strade e spazi pubblici comunali, chiuso il campo sportivo e infine chiuso il cimitero comunale nelle giornate di sabato e domenica, disponendo l'ingresso negli altri giorni per un numero non superiore a 50 persone in contemporanea per evitare
assembramenti. Il primo cittadino ha detto il dato sta crescendo, bisogna fare attenzione. Capitolo anche per quanto concerne le scuole, al momento si attendono decisioni dell'ASL. Il primo cittadino raccomanda comunque, come sempre, il massimo rispetto delle regole e soprattutto la grande cautela, appunto, per evitare il contagio da coronavirus. Chiudiamo con il calcio, big match giovedì sera alla Diego Armando Maradona di Napoli tra il appunto i Partenopei e la Lazio di Simone Inzaghi in palio, punti pesanti per la Champions League. Gli azzurri sono quinti in classifica con 60 punti, mentre invece i capitolini sesti con 58, ma c'è ancora una sfida da recuperare contro il Torino. Il tecnico calabrese Gattuso conferma il 4-2-3-1, solito dubbio sulla fascia sinistra con Mario Rui leggermente favorito su Yusai. Bakayoko invece va a rilevare Diego Demme fermato dal giudice sportivo. In attacco potrebbe partire Dries Mertens dal primo minuto con Zielinski e Insigne confermati. C'è un altro ballottaggio tra Lozano e Politano. Dall'altra parte Inzaghi, che non sarà in panchina a causa della positività al coronavirus, ha confermato il 3-5-2. In difesa sarà Acerbi a guidare il reparto difensivo. In attacco dubbio per Immobile, se non dovesse farcela è pronto Felipe Caicedo. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.